Saturday. Ma signor Lamborghini, ma dove sta andando? Non dovevamo mica passare il weekend al lavoro. Esatto, siamo un team. Per cui tu rimani in office per la parte operativa, mentre io con Nano vado a Curma per la parte creativa, no? E cui dai, a lavorare, mi farai strada. O quantomeno le scale. Saturday. No! Ho lasciato il telefono in office, figa! Questo è il telefono del signore imbruttito. Vabbè papà, che problema c'è? Torniamo indietro a riprenderlo, dai. Ma no, non possiamo tornare, c'è già un appuntamento fissato con i tecnici Eon per l'installazione della nuova caldaia. Tra l'altro un gioiellino per la nostra casa di Curma. Ok papà, però tecnicamente si direbbe Curmaiore. Sì, ma tecnicamente io non ho il telefono, understand? Uè fenomeni, benvenuti in altura. Jack. Oh, ve lo assicurate che con la bambina nuova non mi giro più le chiappe, perché quella vecchia non riuscivo neanche a programmarla. Ma certo, signor imbruttito, ci pensiamo noi. Installazione e manutenzione caldaia Eon Clima Smart, termostato intelligente e risparmio assicurato. Perfetto, che io non sopporto le sorprese. Tac. Bene, quindi riso abbiamo riso, io andrei a comprare il telefono nuovo. No papà, oggi è sabato e tu devi stare con me. Come cazzo facciamo senza telefono? Ma non eri mica tu che mi dicevi sempre che quando eri piccolo non avevi il telefono e riuscivi a far tutto comunque? Vabbè, allora questa è una sfida, Sì. Sfida accettata, niente telefono e vedrai che a scuola fai noleggio, ma è col papi che fai l'experience. Buon lavoro, vamos! Oh, sarà l'aria di montagna, ma mi è venuta fame, a te no, Nano? Sì, anche a me. Cerchiamo il ristorantino? Sì, sì. No, figa, il telefono. Ma scusa, chiediamo a qualcuno, no? Scusa, conosce un ristorantino, ma di livello? Sì, allora, hai presente dove c'è il piazzale dei Pullman? Più avanti c'era l'albero. Sì, vabbè, grazie, salutami a casa. Nano, leviamoci dal cazzo. Mi sembra un bel posticino, Però controlliamo le recensioni. No, figa, il telefono. Come facciamo? Dai papà, io ho fame. Vabbè, allora, sai come mi chiamavo da piccolo? Il TripAdvisor di Cortusio. Look at me. Scusate, siete usciti dal ristorantino? Ecco, quanti pallini gli diamo? Eccellente, buono, scarso? Come scusi? No, dico, valutazione. Valutiamo location, menu, quanto? 5, 7, 8? Figa, vi ho chiesto un parere, mica di confermare o di ribaltare il risultato. Uè, Nano, abbandona il giorgio al binocolo, dobbiamo fare una foto per la mami. Sì, ma... No, Fide, non ho il telefono. Smettila di fare il fenomeno, perché ti faccio fare un viaggio nel tempo. Tac! Sì, torna all'analogico. Sweet home! Dai, Nano! Bello l'analogico, Certo, questa è arte applicata alla fotografia. Sì, certo. Allora, fai così, chiama il MoMA che stanno cercando un direttore, così porti un po' di grano anche tu, in family. Ragazzi, tutto a posto? Certo, signor imbruttito, la caldaia è già funzionante. E la prossima volta, con l'app, potrà accendere il riscaldamento prima di partire direttamente dal suo smartphone. Avercelo lo smartphone. Cioè, ragazzi, è una storia lunga questa. Sta di fatto che siete i numeri uno. Grazie. Ci vediamo alla prossima! Dai Nano, sei fatto una certa. Vai a dormire che domani mattina alle 8 siamo già sulle piste. Va bene, metti tu la sveglia. Sì, non ti preoccupare. Ah, figa no. Vabbè, non c'è problema. Non abbiamo bisogno di una sveglia nel telefono. Io ho l'orologio biologico. Alle 7 tutte le mattine il gallo del business fa chicchirichì e io sono operativo. Vai tranquillo. Svegli, papà, sono le 11! Sveglia! Che è successo? No! Si vede che il mio orologio biologico funziona solo l'energia solare. Cioè? E che se non è aperto tutte le finestre, io continuo a dormire. Dai, andiamo! Andiamo, fai caffè che io cerco gli scarponi. Dove cazzo sono gli scarponi? Muoviti! No, figa, devo alzarmi. Dai papà, non posso sempre aspettarti, sciogliti un po'. Hai ragione, che non ho ancora fatto il balletto di riscaldamento. Figa fatturato, la figa valle, fatturata monte. Figa valle, fatturata monte. Vamos, pagai! Dai papà, visto che sei stato bravo possiamo passare in ufficio a recuperare il telefono, ok? Ma no, abbiamo detto un weekendino senza telefono? Rispettiamo i patti! E poi di domenica, che cazzo deve succedere? Cavoli, questo è un cliente importante. Pronto, il signor imbruttito in vacanza. Pagamento 120 giorni. Ma sì, non ci sono mica problemi. Offerta telefonica vincolante 4 anni. Beh, sembra conveniente comunque. Devo dire sì? Sì, non c'è budget. Ma ascolta, io in questa startup di giochi di ruolo ci credo di brutto. E come dice il signor imbruttito, io devo prendere l'iniziativa perché non sono solo un numero. Facciamo un'offerta subito, facciamo un bonifico in serata. Ciao. Che giornata produttiva. Il signor imbruttito sarà molto fiero di me.